Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio di Minecraft, il sedicesimo se non sbaglio. Sono stato un po' assente per alcuni problemi, ho traslocato, dobbiamo ancora mettere la linea e ho dovuto sistemare un po', quindi ho avuto un po' da fare, ma non mi sono dimenticato di caricare i video. Poi non mi sono dimenticato della richiesta del mio amico che ha scritto come fare le super ceste organizzate, la stanza delle super ceste organizzate, ma la farò in un secondo momento, perché adesso c'è un po' di casino e quindi ho urgenza di fare prima questa cosa qua per poi organizzare al massimo. Quando organizzerò al massimo spiegherò anche come fare. Quindi andiamo subito a vedere. Eccoci qua. Allora, io ho già iniziato un po' perché sennò era troppo lungo fare tutte le pareti e tutto. Allora, questo che faremo oggi è l'inceneritore. Ho fatto un collegamento anche da dentro perché è comodo. Entriamo, io faccio tutte sale, poi voi fate come volete, no? Allora, di cosa avremo bisogno? Avremo bisogno dei blocchi, scegliete voi quelli che volete di più. Poi un gettatore, che è quello che ha il triangolino, la bocca col triangolino, non con il pallino. Ok? Poi del vetro per decorazione, fa sempre comodo. Poi avremo bisogno di una leva, 8 pezzi di redstone e 4 ripetitori e un secchio di lava. Poi avremo bisogno di due hopper. Anche uno si potrebbe fare. Facciamo così, ne facciamo uno di hopper perché mi serve per un'altra roba l'hopper e siccome, vabbè, di ferro ne ho però voglio risparmiare. Adesso andiamo un attimo a prendere il piccone per rompere l'hopper. Ok. Adesso, come sempre, siamo in crisi di cosciotte, però noi andiamo avanti lo stesso e prima di finire le cosciotte probabilmente riusciamo a finirlo in casa con della carne che mangiamo subito prontamente. Ecco qua. Ecco fatto, siamo a posto. Quindi ripetiamo, allora servono un hopper minimo perché basta solo da mettere sotto una cesta. Ok, ecco fatto. Qua metterò un blocco dopo più avanti, ma va bene. Allora, come funziona? Mettiamo l'hopper rivolto verso l'uscita, diciamo, verso di noi qua, sopra un altro blocco. Poi andiamo, lo chiudiamo in questa maniera qua e a fianco, premendo il tasto Shift e sull'hopper e sul gettatore, mettiamo un hopper. Sopra l'hopper mettiamo una doppia chest. Fin qua tutto chiaro. In caso se non c'è qualcosa di chiaro mi scrivete nei commenti che faccio un video dedicato. Allora andiamo a procedere mettendo due pezzi di redstone in questa maniera, poi altri due qua, poi dovremo metterne uno qua, uno qui, uno qua, fare così e ho finito i pezzi di redstone che non ricordo neanche perché, ma li prendiamo. Mi sembrava che di averli presi. Torniamo qua, mettiamo un pezzo qui, così, mancava un pezzo. Poi dovremo prendere i quattro ripetitori. Adesso state attenti come li metto perché se li mettete in maniera diversa non funziona, ok? Allora dovremo mettere un ripetitore rivolto da questa parte, poi un altro ripetitore rivolto sempre in questa parte, mentre questi due li rivolgiamo dalla parte opposta, così, ok? Poi li impostiamo come volete, io li imposto, provo a impostarli sul 4 per vedere se funziona più lentamente, mi dà la possibilità di sistemare tutto. Poi adesso c'è un passaggio molto difficile, stiamo attenti.
Ok, come vedete si sono accesi tutti, ora rompendo rimangono accesi e ora dobbiamo creare un segnale a intermittenza. Quindi dobbiamo essere molto veloci a fare questo passaggio. Dobbiamo rompere e mettere un pezzo di redstone, così. Troppo rapido. Perché non funziona? C'è qualcosa che non mi quadra. Ecco fatto. Ah, perché ovviamente io l'ho messo, come vedete, ho messo i ripetitori impostati. Come vedete, se li cambiamo è molto più rapido. Ecco, adesso ho sbagliato, vabbè. Allora, lo rimettiamo. Ecco fatto. Ora ripetiamo l'operazione. Mettiamo, accendiamo, rompiamo questo, passiamo qua e facciamo tac. Ecco fatto. Come vedete, ha preso. Adesso si è fermato, ma perché io voglio che sia abbastanza lento comunque a buttare, perché se è troppo rapido mi dà, mettiamo, facciamo 1, 2, facciamo 3, li impostiamo tutti a 3. Ok, adesso riripetiamo l'opzione, spegni, ok, ora rompiamo e attiviamo. Ecco fatto. Adesso dovrebbe continuare così. Ogni, mi pare, 2 o 3 secondi dovrebbe lanciare qualcosa. Credo, potremmo anche. Aspettate. Ok, così è già meglio. Altro passaggio dobbiamo fare, attenzione. Dobbiamo adesso rompere questo vetro, va bene? E per comodità rompiamo anche il blocco sopra. Poi dovremo piazzare qua la lava. E poi dovremo richiudere, quindi piazziamo qua un blocco qua e io chiudo qua così. Ora vi faccio vedere come funziona. Per esempio, io c'ho il fiore che non utilizzo. Eccoli qua. La patata velenosa che è mortale per noi. Quindi noi funzionerà così. Andremo a mettere la roba nella chest. E come vedrete, lui rispara e li brucia. Quindi questo è il nostro inceneritore. Adesso mi dice errore distributore, non ho idea perché. Ah, perché va a vuoto, ecco perché. Quindi noi lo prendiamo, lo mettiamo qua e vediamo che sparisce. Quindi per questo è ottimo quando abbiamo grossi numeri, mettiamo tutto in quella chest e lui li lancia fuori e li butta. È una roba un po' rompi tutto che continua così. Ci sarebbe da mettere una leva che attiva questo meccanismo, che attiva questo meccanismo da distante, ma troppo complesso. Per finire, mettiamo una bella porta, un paio di torce, chiudiamo il tutto, facciamo i collegamenti che vogliamo, mettiamo un po' di tetti e siamo a posto. Quindi il video per oggi finisce qua. Per oggi è tutto. Se avete domande basta chiedere, scrivere nei commenti. Questo è l'inceneritore che ho fatto. Sarà molto utile. Prossimo episodio vedo se riesco, faccio l'organizzazione delle ceste. Per questo è tutti, un saluto elettrizzante. Ciao!